Diretta e appunto, dopo aver parlato, Deborah, no? Di Venezia, del Festival del Cinema, parliamo adesso di stelle, no? Di astri e di quello che ci raccontano appunto le stelle attraverso le sapienti parole di Paola Aspri. Ciao Paola! Buongiorno a voi, come state? Eccomi qua, io ho fatto un omaggio all'Ucraina, si può dire? Beh sì, perché Tilda Swinton ha, diciamo, sfilato su red carpet con un bel colore girasole nei capelli, Sì. ovviamente, e io non sono da meno, anche se sto seduta, però comunque uguale. Ecco, apriamo così, poi ne parleremo più dettagliatamente. Allora, buongiorno Deborah, buongiorno Riccardo. Buongiorno Allora, Paola. torniamo a parlare appunto di questo festival e ne vedremo delle belle, soprattutto perché ci sono state delle star che hanno veramente toccato il ridicolo, dico solo questo. Allora, andiamo sulla luna in acquario. Oggi abbiamo questa luna in acquario, che è una luna in un segno d'aria, ovviamente è una luna, come posso dire, che ha dei propositi di rivincita nei confronti del mondo, perché l'acquario ha un credo e vuole portarlo avanti, costi quel che costi. Ovviamente l'acquario è un segno che ha dei buoni propositi, quello di non essere geloso, di non essere possessivo, però ovviamente poi mettendo in piazza queste cose le persone si aspettano una maggiore tolleranza, che Certo. poi in realtà non è così, perché l'acquario è più geloso degli altri segni. È solamente un dire, non sono gelosa, non sono geloso, però poi alla fine ha tutti i difetti degli altri segni. Quindi, un po' bugiardello per certi versi. Allora, diciamo così, prendiamoci questa luna in acquario per 2 giorni e non ne parliamo più. Vediamo come va con tutti i segni. Cominciamo col segno dell'Ariete, Sì. che siete in un momento in cui vi piace molto socializzare. Lo stare insieme agli altri è fonte di ispirazione anche nel lavoro, dove trovate anche persone molto disponibili nei vostri confronti e che oltretutto vi seguono come un faro nella notte, nonostante il vostro carattere sia un po' così, altalenante. La vostra fama vi precede e gli altri lo capiscono ovviamente al volo. In amore avete voglia di comunicare di più e parlerete quindi più apertamente con il partner. Quindi un 5 est a voi e la parola d'ordine è socialità. Oggi iniziamo con Toro. il botto, veramente 5 stelle al primo segno e già inizio a preoccuparmi perché è tempo che arriva il No, mio e le stelle scendono. Però ieri ne ho prese 5, già mi sento comunque felice. non bisogna preoccuparsi. Speriamo soprattutto per Riccardo a questo Eh punto. sì. Toro, segno di terra, siete in un momento in cui la carriera vi preme particolarmente e farete anche del tutto per arrivare prima degli altri. Non vi lascerete sfuggire assolutamente niente, l'impegno è costante. Ma voi sarete felici del risultato ottenuto, ovviamente. Amore che vi chiama? Ma voi rispondete? Siete un po' distratti oggi, eh? Quindi un 4 est a voi e la parola d'ordine carrieristi, quindi in carriera. Gemelli, segno d'aria. Farete un viaggio all'estero, uno dei tanti che il vostro lavoro vi richiede, perché alcuni di voi hanno trovato il modo di togliersi dai problemi scegliendo una via di fuga, diciamo, molto prestigiosa. Un amore finito scricchiolante? Beh, sarà sostituito da una carriera entusiasmante. Oggi qui, domani Anche arriva. là, oggi qui, domani là, io amo la libertà. Fatti bravo, la dice lunga, insomma. Oggi qui, domani Domani lì. là. 4 S. La parola d'ordine è via d'uscita confortevole, mi raccomando. Cancro. Allora, il nostro Samuel in regia, vediamo un po'. Avrete una spinta ideale nella professione che vi farà gioire nei confronti di qualcuno che ambiva ai vostri posti di comando. L'abilità con cui avete condotto la vostra ascesa lavorativa ovviamente merita veramente un applauso. Attenti solo a non pensare di essere arrivati, questo è il peggior difetto vostro, perché sarebbe un errore adagiarsi sugli allori. Amore è un po' distante, diciamolo. Quindi un 4 est a voi oggi con una parola d'ordine che è spinta in avanti per il lavoro. Bene. Leone, segno di fuoco. The winner is Non ci 5. credo. Sì. Oh, anche oggi Anche al oggi sembra top, essere in discesa, sembra, ma la giornata è lunga qui. eh? È lunga, sì. Allora troverete ovviamente chi si associa con voi.
sposa le vostre idee, vi stima e vi esalta. È una giornata particolare questa che vi fa diventare leader senza che facciate assolutamente niente. In passato avete fatto ed è questo che conta nella vostra esistenza. Quindi andate avanti, seminando sempre di più, ma sarà chi lavora con voi a sponsorizzarvi questa volta. Quindi un 5S a voi e la parola d'ordine è soci e collaboratori, ovviamente. Andiamo mi piace, mi piace. Ti piace? Vabbè, sì, mi piace, gli astri stanno parlando bene, poi qualche consiglio lo prendo da te. Perfetto, una giornata migliore di questa non si può chiedere. A posto, possiamo anche andare avanti. Allora, io lo dico sempre, attenti ai leoni, lo dico anche a me stessa, ovviamente, a non parlare troppo a volte, ecco. Perché parlando troppo noi ci roviniamo, hai capito? Quindi dobbiamo avere un po' di equilibrio, ok? Mozzicare le aline Deborah, a volte. Equilibrio, ecco. Equilibrio. La sincerità non ribaga tante volte. Vergine, andiamo al segno di terra. Avete una promozione, cara Vergine, uno scatto di carriera, qualcosa che vi farà capire che siete sulla strada giusta, finalmente. E siete anche contenti di voi, perché no? Del vostro operato, del vostro modo di fare, ma soprattutto delle persone che avete intorno, che vi hanno accompagnato nelle vostre idee e nei vostri propositi, sempre e comunque, anche quando sbagliavate un po', diciamolo. L'amore è una cosa che vi esalta, e se c'è qualcuno anche che la condivide con voi. Quindi un 5S anche alla Vergine oggi. E parola d'ordine è promozione. Sì. Anche a lei. Questa è la felicità che trasmette il leone alla Vergine. Sono vicini. È giusto, dai. Doniamo un po' anche alla Vergine. Voglio vedere se poi arriverà anche a Riccardo. La strada è lunga. Volevo dirti anche una cosa. Volevo dirvi una cosa. Che Vergine e Leone, in realtà, al di là di tutte le previsioni, possono diventare dei grandi amici nella vita. Quindi, vedi? No. Perché hanno due caratteri diversi, ma si stimano. Nel senso che la Vergine trova nel Leone... Tipo me e Francesca Chiardi. Sì. Sì, potrebbe essere una buona soluzione nel lavoro, per esempio. Un'amicizia dopo ovviamente qualche stretto, però può essere un'amicizia per la vita. Bilancia, segno d'aria, avete bisogno di calore umano, anche se questa Venere in Vergine non vi aiuta ovviamente particolarmente nell'essere docili e accoglienti, ma voi pretendete tutto senza venire incontro ai desideri degli altri. E quindi cercate di riflettere, di ammorbidirvi se volete una carezza in più. Lavoro frenetico e discontinuo, ma però puoi farcela. Quindi un 3S a te, parola d'ordine, calore umano. Oggi non va molto bene. Scorpione, perché bilancia e acquario in realtà si scontrano. Vogliamo un esempio? Putin e Zelensky. Zelensky è dell'acquario e Putin è della bilancia. Ecco, vogliamo dirlo? Scorpione, avete un po' troppi pensieri oggi, caro Scorpione, non riuscite a mettere ordine nella vostra vita. Il lavoro vi impegna tantissimo e certo non vi lascia un attimo di tregua. Cercate di trovare la forza in voi stessi e non cercate inutilmente l'aiuto di altre persone. Siete un segno forte e dimostratelo finalmente. Non soccombete alla paura di non farcela, mi raccomando. 3S, la parola d'ordine è pensieri. Sagittario, eccomi. Ai, Paola, speriamo bene. No tesoro, niente, no. Nemmeno oggi, ancora oggi. Una lettera, settimana terribile. Una lettera e un'email vi impensierisce, un ex o un nuovo amore che vi danno un po' di grattacapi a cui non volevate far fronte, ovviamente. Non dovete pensare che tutto sia facile, dovete cercare di mettere ordine nella vostra vita e non prendere tutto alla leggera. I sentimenti vanno messi su un piatto d'argento, questo è vero, anche d'oro a volte, ma va anche visto se dall'altra parte c'è lo stesso interesse e la stessa filosofia che avete voi di vivere. Quindi un 3S, la parola d'ordine, email o qualcosa che vi rende un po' nervosi. Diciamo che siete voi il vostro peggior problema. Io voglio adesso dire una cosa, sì. Il Sagittario in questo momento non è che le cose vanno male, ma deve lui assolutamente mettere ordine. Non possono metterlo gli altri, deve assolutamente mettersi in testa, deve fare di un punto e mettere ordine tra non lavoro. È una questione, sì, ma il lavoro non va male, il problema è siete voi che dovete mettere ordine. Queste tre è dato più che altro da una vostra
noncuranza nei confronti di quello che dovete affrontare, Oh. ok? Ecco, abbiate il coraggio di farlo perché siete anche voi un segno forte. Capricorno, Sì. segno di terra, siete romantici, volete un amore per la vita, ovviamente, un sentimento che vi regali anche la favola che cercavate da tempo. Dovete però essere anche realisti e non dare tutto per scontato. Un pizzico di romanticismo ci sta bene, ma dovete anche organizzarvi, cioè non pensare che l'amore sia pane, amore e fantasia, ecco, diciamolo, fate organizzare a chi vi ama la vostra vita insieme e magari correggete il tiro se ce n'è bisogno. Quindi un 4S a voi e la parola d'ordine a romantici. Acquario, Sagittaria, un Sì. sogno diventa realtà finalmente. Questa è oggi la vostra massima che si realizza all'istante. Avete sperato in una favola ed è possibile perché le persone che vi sono accanto vi seguono e vi amano più di ogni altra cosa. Credere in voi è quello a cui aspiravate. E ora è tutto fattibile, non resta altro che prendere gli oneri e gli onori anche nel lavoro. Quindi un 5S a voi e la parola d'ordine: i sogni sono desideri di Ecco, felicità. È proprio una la favola. Cenerentola o il Cenerentolo del momento, Esatto, Vedi? Saltato il tuo segno, tutti gli bravissima. altri vanno bene. Esatto, ne Riccardo, devo una dormi questi ragione. giorni, basta, abbiamo deciso, Ma così cosa passa me la ne fa? giornata tranquillamente. Riccardo, ma che ascendente c'hai? Basta saperlo, noi cerchiamo Sagittario, di... mi va malissimo. No, guarda, Era andiamo al meglio non segno dei pesci. saperlo, Paola. No, guarda, ma anche i pesci non vanno bene. Pesci, non vi lascia in pace nessuno, caro pesci, anche i familiari vi danno del filo da torcere. Siete nervosi e irritabili e quindi perché tutti mettono bocca su tutte le vostre cose, insomma, non è un momento facile, oggi più che mai, rifugiatevi nel vostro mondo di sogni, domani sarà un altro giorno e si vedrà. 3S, la parola d'ordine è parenti serpenti. I sogni sono desideri, ma non per i Esatto. pesci. Non per i pesci. Andiamo avanti, che abbiamo giornata anche per Sì, loro, eh. Qui esatto. Che non c'è dobbiamo trippa per fare? Non lo gatti. so, state qui, ma nel weekend andrà meglio, dai, vi do questa massima. Oh. Peraltro, dalla prossima settimana, noi che questa settimana siamo andati abbastanza bene, noi del Leone, dalla prossima avremo qualche Lo problemino. Eh sapevo no, lo io. dico già in Vabbè, anticipo, un po' per vabbè. uno. No, non è È un tanto po' per giusto uno. Io parlare del sono sigaro, dai. nel Poverino, baratro da un mese praticamente. dai, è giusto, Riccardo, avrai altre perché? No. fortune. Certo, poverino, dai, ogni tanto tocca Dai. pure a noi. Dai. Qual è il Va bene. problema? Qual è il Allora, Paola, problema? oggi chi Dimmi tutto. bacchetti sul red carpet? Ma guarda, cominciamo da un personaggio che secondo me è stata la protagonista della giornata di ieri, che è stata Tilda Swinton, leone d'oro alla carriera nel 2020, tantissimi premi, un'attrice britannica, ma di quelle col botto, diciamo, perché è un'aristocratica inglese, peraltro, che ha detto che... la sua maggior sfida è stata, in conferenza stampa l'ha detto questa cosa, la sua maggior sfida è stata quella di diventare attrice nonostante fosse un'aristocratica inglese, perché probabilmente in famiglia non tutti vedevano di buon occhio questa sua vena artistica, ok? Quindi lei è andata contro tutti i propositi dei genitori. Ecco, in questo caso devo dire che sul red carpet ha avuto 9, ma io gli avrei dato anche 10. Perché Tilda Ah, Swinton, perché Tilda Swinton non è bellissima, lo a sappiamo, però classe. è una donna di classe e oltretutto ha scelto un vestito lungo color violetto, un viola particolare, molto, come posso dire, luminescente, però in realtà non aveva assolutamente nessun gioiello ad accompagnare questo vestito, molto Strano, eh? semplice. L'unica cosa molto evidente di questa donna era la chioma, Esatti, i ovviamente capelli. capelli corti, con questo girasole sui capelli che lei ha, ovviamente in conferenza stampa, ha giustificato questa capigliatura dicendo che era un omaggio all'Ucraina. Ecco, Sì. io oggi ho voluto fare questo omaggio anch'io, come vedete. Quindi sposo la tesi di Tilda Swinton, che è una grandissima attrice, mi piace tantissimo.
E vabbè, è inutile dirlo, insomma, una grande classe. Esatto. Quindi, e poi è vestita da Iker Ashman, che è uno stilista che ovviamente su Red Carpet non si è visto. Abbiamo visto Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino, Filosofi, ne abbiamo visti tanti, però questo è proprio un suo marchio di fabbrica, ecco. Quindi Tilda Swinton è quella più, secondo me, elegante in questa giornata di ieri. Poi abbiamo Claudia Gerini. Beh, Claudia Gerini, ne parlavamo poc'anzi, è una donna che non ha bisogno di presentazioni perché è del Sagittario, è una donna molto particolare, spiritosa, divertente. Io ho avuto modo anche di intervistarla tanti anni fa, è una donna che veramente ti mette l'allegria. Ed è la gioia di vivere. Certo, avrebbe potuto usare un po' di più la Gerini perché per il red carpet ha scelto un vestito nero, ma un vestito nero accollatissimo, per cui non dava risalto alla sua Alle sue fisicità. forme, Da certo. un sagittario ti aspetti la voglia di vivere, no? Tipo un girasole, effettivamente. Però in questo caso è stata un pochettino morigerata la Claudia Gerini, chissà perché, forse perché non ha voglia di fidanzarsi, non ha voglia di stare con nessuno, Io ho una domanda però su diciamo, Claudia Gerini, ma secondo te, ne parlavamo nel fuori onda, è ritoccata oppure questa è lei come mamma l'ha una fatta? bellezza Una naturale. bellezza così, naturale. No, un po' ritoccata lo è Ah, sicuramente, avevo ragione allora. non tantissimo, perché secondo me la Gerini è una donna che poi alla fine non ha paura di invecchiare e credo che non abbia queste paure. E quindi di conseguenza lo farà, ma lo farà nel suo modo possibile, come lo fanno tutti, Un insomma. tocco Non è un leggero? tocco No, 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 ma per leggero, capire, fa per sempre rendere comunque bene naturale il suo volto. qualche rimpolpamento di vitamine, qualcosa di particolare ci sta sempre bene. A una certa età va bene, no? Allora, la peggio vestita, in questo caso lei non ha usato. La peggio vestita, ma solo per un fatto, per le scarpe più che altro, è stata Stefania Sandrelli, non me ne voglia. Gli hanno dato 7 con quel vestito bianco che portava, che veramente era azzeccato su di lei, perché a una certa età scegliere bianco o nero non sbagli mai, È un no? must. Ok? Poi questo, praticamente questo vestito scivoloso, così scivoloso bianco, un po' a peplo, ecco, proprio adatto a lei. Però, cara Stefania, ma quelle scarpe col plateau, ma insomma non si portano sul red carpet, color argento col plateau, ma perché? Ma mica, è assurdo, è poco elegante, hai rovinato tutto. Ma perché da buona Gemelli probabilmente ogni tanto pasticci un pochino, diciamolo. Da Senti, buona Paola, Gemelli. ma che ne pensi appunto delle dichiarazioni di Claudia Gerini? Perché il nostro Thomas gli ha fatto la domanda sulle Sì. persone che magari non amano il cinema, però il fascino del red carpet, no? La moda del red carpet. Beh, lei non so cosa abbia detto, adesso mi è sfuggito, però sinceramente credo che Claudia Sì, ha detto che Gerini, molte persone vanno sì, sul red carpet per anche non apparire. amando il cinema, però per moda, perché fa Ah, moda beh, andare sul no, red tesoro, allora carpet. questo era un chiaro segnale, cioè voleva toccare qualcuno dal vivo. E in questo caso posso pensare solo a Giorgia Soleri, la fidanzata di Dei Damiano De Maneskin. Moneskin. Perché probabilmente Giorgia Soleri ha sfilato su Red Carpet, peraltro portava un vestito orribile, non me ne voglia Giorgia, e ovviamente lei era lì per un brand di uno champagne, ecco così, insomma, da influencer Sì. ovviamente, e è successo questo, che praticamente lei tempo fa aveva messo sui social che non amava il cinema, che non era particolarmente attenta al cinema. E ovviamente poi diciamo un fan, un hacker, insomma, ha cominciato a Un dire: hater più che guarda, un fan. è un hater, sì, un hater, gli ha cominciato a dire: guarda, che non è così, cioè tu non ti piace il cinema e sei andato al festival. In realtà ha ragione questo hater, perché parlare male del cinema se poi alla fine te ne servi? Io questo Sì. dico, infatti lei ha dovuto poi alla fine
mettere una cosa dicendo sui social: no, ma io mi sono ricreduta perché l'atmosfera del red carpet è quella che è. Ma insomma, cercate di essere un po' più coerenti nelle vostre dichiarazioni. Io lo dico soprattutto alle influencer di un certo peso, a gente importante. Tu sei Sì. anche la compagna di un grande frontman. Artista, certo. Quindi sinceramente cerca di stare attenta a quello che dici, Sì. perché Hai poi tutto quello ragione. che dici ti si rivolta contro. Hai Probabilmente ragione. Claudia Gerini, che è una donna intelligente, faceva riferimento proprio a questo, ma anche a tante altre persone che magari sfruttano il red carpet solo per farsi vedere. Uno che si è fatto vedere, che non mi piace per niente su red carpet ieri, lo dico perché non mi è piaciuto il modo con cui portava lo smoking, è Jean Yaman, che è con Francesca Chilemi per presentare questa serie TV Viola di Mare, no? Ecco, Sì. devo dire che portava uno smoking Dolce & Gabbana. Ecco, sembrava un gorillone alla corte dei, diciamo, dei nobili. Un gorillone proprio, un gorillone. Ecco, senza nessuna classe, bello ma senza classe. Invece un uomo di grande classe, anche se a me non piace, non mi piace il viso, però trovo che sia un uomo di fascino, è Stefano Accorti. Stefano Accorti in Dolce & Gabbana era perfetto, come la sua compagna Bianca Vitali, come la moglie Bianca Una Vitali, bella in coppia, sì. Dolce, una bellissima coppia, raffinatissima. E soprattutto devo dire un plauso a Stefano Accorti perché ha un fisico niente male. Gli hanno concesso la copertina di Grazia questa settimana, andatela a comprare perché è strepitoso con Da questa, 5 Stelle, con le 5 Stelle questa. di Paola. Ma da 5 Stelle con questa camicia bianca che, dove si intravede, diciamo, la palestra che fa ogni giorno perché Il vediamo i lavoro, il duro pettorali, lavoro il lavoro che arduo. devo dire veramente complimenti a Stefano Accorsi per il suo fisico. Ma d'altronde Stefano Accorsi l'abbiamo visto tante volte nei film, spesso e volentieri lo vediamo nudo e c'è un motivo. Chissà. Chiudiamo così, Paola. Domani allora. A domani a voi, ecco, ho fatto una piccola postilla per dire l'uomo più bello. E l'uomo meno bello, soprattutto quello più informale, è stato Luigi Locascio. Grande attore, ma poteva mettersi magari uno smoking. Che dite voi? Forse. Chiudo con questo. Esatto, grazie. Ciao Paola. Ciao! E allora noi andiamo in pubblicità, Sì. poi però torniamo perché manca un ultimo argomento legato al turismo. A tra poco.